Santi innocenti, martiri loro malgrado. Oltre a questa commemorazione tragica, vorrei farvi conoscere San Gaspar del Bufalo. È nato a Roma il 6 gennaio del 1786. Fin da piccolissimo fu dedito alla preghiera e alla penitenza. Suo padre era cuoco del principe Altieri, sua madre si occupava della famiglia e gli assicurò una buona educazione cristiana. Ordinato sacerdote il 31 luglio 1808, si specializzò nella evangelizzazione dei barozzari, cioè carrettieri e contadini della campagna romana. Condannato all'esilio per aver rifiutato il giuramento di fedeltà a Napoleone, passò 4 anni in carcere tra Bologna, Imola e la Corsica. Tornato a Roma dopo la caduta dell'imperatore francese, italiano, Papa Pio VII gli affidò l'incarico di girare l'Italia, predicando e dedicandosi soprattutto alle missioni popolari. Devotissimo al preziosissimo sangue di Gesù, il 15 agosto 1815 fondò la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Gesù. Gli appartenenti a quest'ordine si dedicano alla predicazione e all'insegnamento. Nel 1834, insieme a Maria De Mattia, gli divide il ramo femminile della congregazione e si chiama le Suore dell'Adorazione del Preziosissimo Sangue. Morì a Roma il 28 dicembre 1837. È stato canonizzato da Pio XII, 12 giugno 1954. Evangelo è brevissimo, è tratto da Matteo, capitolo 2, versetti 13-18. Immagini, essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe e disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre e nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio, dai 2 anni in giù, corrispondente al tempo in cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore. Lode a La strage degli innocenti mi ricorda la Shoah, cioè l'Olocausto, di milioni di ebrei uccisi senza motivo nel campo di Auschwitz e Birkenau. Venivano spogliati nudi, bambini, vecchi,
donne anziane, le donne giovani si ritenevano per i loro capricci, gli uomini validi per i loro lavori forzati. E il ricordo è atroce. Che colpa ne avevano? Perché erano nati ebrei, perché avevano un loro ritmo di vita che non piaceva al tiranno Hitler. Qualcuno ha ipotizzato stupidamente che era più interessato ai loro soldi, per questo li ha voluto distruggere. No, li ha voluto distruggere non soltanto per togliere loro i soldi, ma anche e soprattutto perché voleva formare una razza pura, la razza ariana. E forse se avesse vinto la guerra, anche gli alleati italiani, specialmente la Sicilia, sarebbe stato il punto di riferimento per le vacanze, che loro a nord hanno nebbia, freddo, neve, mentre in Sicilia c'è un'eterna primavera, sarebbe stato un luogo privilegiato per le loro vacanze. Altro che, come pensava Mussolini, saremmo sul tavolo dei vincitori e ci divideremo l'Europa. E non conosceva a fondo Hitler, sicuramente. Ma il fatto che questa strage, senza motivo, mi ricorda la strage degli innocenti, che lo stesso non aveva nessuna colpa, se non per la stupidità di un tiranno Erode, perché tutti i tiranni sono stupidi, cioè non ragionano. Anche imperatori romani, pure quando si è trattato dei cristiani, non ragionavano, non indagavano, non si rendevano conto di quello che stavano facendo, ma anche a chi rivolgevano la loro condanna. Perché è quella tirannia, ma anche oggi, che ha il potere in mano e si mostra tiranno, specialmente quelli che hanno un potere subalterno, diventa ancora più feroci, perché sono, come diceva Totò, caporali, non sono uomini, sono caporali. Caporali che, avendo un piccolo potere, vogliono dimostrarlo con prepotenza e con ferocia, in modo tale posso dirvi sinceramente che le stragi, le prepotenze, le vessazioni, gli scherni e soprattutto la schiavizzazione degli uomini è dovuto sempre al potere di qualcuno che si sente Dio e che non ricorda, non è convinto che deve morire anche lui, come Erode giustamente dice uno scritto su quella strage, un commento: Erode, ma nessuno ti vuole togliere il regno, Gesù il Messia non ti avrebbe tolto il regno. Ecco, tutto il problema sta qui, nessuno vuole lasciare il potere e la pensa che qualcuno che lo vuole togliere deve essere eliminato, come se lui non dovesse morire mai. Questo è il ragionamento stupido, sciocco, fuori dalla realtà.
di tutti i tiranni della storia. Che non cadiamo sotto la tirannia, che sappiamo coltivare e far esercitare la libertà e la vera democrazia. Che Dio ci liberi dalle dittature, dalla tirannia, dalla stupidità umana. Che Dio ci liberi da qualsiasi schiavitù, dalle dipendenze strumentalizzate. Ci vuole una fortissima benedizione di Dio, un intervento di Dio perché cessino questi soprusi, questi capricci dei tiranni. Si inneggia la democrazia, ma anche la democrazia si rivela, perché non è fatta bene, non è giusta, come una dittatura oligarchica, cioè di alcuni che comandano. Tutti caldeggiando e portando avanti la democrazia, ma una democrazia veramente cristiana fu quella di Don Luigi Sturzo, venerabile servo di Dio, fondatore del Partito Popolare, non della Democrazia Cristiana, che equivoca la cosa equivoca. Che il Signore ci benedica e ci mandi uomini saggi, giusti, che sappiano bene governare in maniera democratica. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi la sua volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente su quelli che soffrono, specialmente su quelli che patiscono la schiavitù, del sopruso, del lavoro nero. Per tutti quelli che hanno perso il lavoro e perché, ecco, trovano il lavoro. Per tutta la gente che vive da disperati perché vengano raggiunti dalla potenza dello Spirito Santo, che li consoli, li sollevi e risolva la loro situazione. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, i Santi Innocenti, San Gaspare del Bufalo, tutti i Santi e gli Angeli, con a capo San Michele Arcangelo in compagnia San Raffaele e San Gabriele. Amen. Alleluia, alleluia. Viva la libertà cristiana, la vera libertà. Libertà dai vizi, libertà dai soprusi, libertà vera.